Con il 2019 si è chiuso il quantitative easing della Banca Centrale Europea, che per 4 anni ha inondato i mercati di liquidità, acquistando titoli del debito pubblico dei paesi dell'Eurozona e obbligazioni delle imprese dell'Eurozona, per favorire la ripresa dell'economia, gli investimenti, ma anche la riduzione del debito pubblico in un contesto di politica monetaria straordinariamente favorevole. Purtroppo molti governi, molti paesi non hanno sfruttato questo tempo messo a disposizione dalla BCE per fare le riforme e per fare il risanamento. E così ci troviamo punto a capo, anche in Italia, con un debito pubblico che continua a crescere, con una manovra che non guarda alla crescita ma riduce gli investimenti, in una situazione sempre più complicata. Tutto questo ci mostra però anche la incompletezza dell'integrazione economica e politica europea. Da un lato la Banca Centrale Europea, che è un organo federale, ha fatto quello che poteva per rilanciare investimenti e crescita, ma non abbiamo avuto una politica fiscale ed economica europea perché non abbiamo un governo europeo dell'economia. Il bilancio europeo è appena lo 0,9% del PIL, mentre i bilanci nazionali, ad esempio quello italiano, sono circa il 42-43% del PIL. Eppure la maggior parte degli investimenti anche in Italia è venuta a livello europeo, grazie al piano Juncker, ovvero il Fondo europeo per gli investimenti strategici, che negli ultimi 3 anni e mezzo ha investito in Italia circa 50 miliardi di euro, ben più di quello che ha fatto il governo nazionale o che prevede di fare per i prossimi anni il governo nazionale. Ecco quindi che nonostante i suoi limiti, in realtà l'Europa continua a essere la principale risorsa per la crescita, l'innovazione e il futuro.